Ok, allora adesso concludiamo con l'ultima mezz'oretta su alcuni aspetti legati alla unione di queste proprietà di raggiungibilità e osservabilità nello stesso sistema dinamico. Vediamo un attimo come possiamo capire i singoli stati, come decomporli in base alle proprietà. Dopodiché, con oggi finiamo la parte di analisi, se volete, delle proprietà del sistema dinamico di spazio di stato e cominciamo dalla prossima lezione teorica all'aspetto applicativo. La prima cosetta da vedere è veramente banale, nel senso che è immediata. Se io ho un sistema dinamico che è diagonalizzabile, quindi io faccio l'ipotesi di avere una matrice dinamica diagonalizzabile con n autovettori, quindi linearmente indipendenti fra di loro, e so che se applico la matrice di trasformazione di similitudine al sistema dinamico, so che io diagonalizzo. No, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto l'analisi modale, abbiamo studiato un modo per calcolare la MTS, la matrice di transizione dello stato. E allora, se io diagonalizzo, ho già una matrice con tanti zeri, e quello che ho fatto portando in forma canonica di Kalman di raggiungibilità e osservabilità è stato questo. Allora vediamo, ma se diagonalizzo ottengo anche l'informazione sui sottospazi di raggiungibilità e di osservabilità? Sì, se la mia matrice è in forma canonica, se la mia matrice, chiedo scusa, dinamica è diagonalizzabile, per cui facciamo questo caso, il caso più semplice, con n autovettori linearmente indipendenti fra di loro, calcolo il modello simile, io già so a primo quanto vale, perché l'abbiamo già dimostrato. È una matrice diagonale in cui ho sulla diagonale proprio gli n autovalori, quindi ho 0 da tutte le altre parti. Beh, a questo punto basta che vedo gli zeri nella B e nella C e capisco, diciamo, quali sono le componenti dello stato che sono raggiungibili o osservabili. E come lo faccio a vedere? Beh, semplicemente, se voi vedete, io ho fatto un esempio banale nel caso di 3, se io ho una riga nulla, la seconda riga di elementi nulli, poiché io so che fuori diagonale in A' ho tutti i zeri, mi basta fare una permuta degli elementi dello stato e arrivo proprio in una forma canonica di raggiungibilità. Va bene? Quindi non ci perdo altro tempo, è semplicemente un'osservazione questa. Abbiamo visto due tecniche per portare in forma, una tecnica per portare in forma canonica di raggiungibilità barra osservabilità. In realtà noi abbiamo fatto l'analisi modale, quando abbiamo diagonalizzato questa informazione già c'era. Diciamo, un modo diverso, ma abbiamo comunque queste informazioni. E si tratta semplicemente di andare a prendere gli zeri al posto opportuno. E la permutazione è una trasformazione di similitudine, questo in questo caso. La forma di Jordan l'abbiamo saltata, per cui si vale anche per la forma di Jordan. Okay? Quindi questa è semplicemente una osservazione semplice. La diagonalizzazione ci dà già informazioni che possono essere più o meno utili. Vediamo l'ultimo aspetto un po' teorico sulla scomposizione canonica di Kalman. Se io non dico nulla, vuol dire che voglio la scomposizione rispetto a entrambe le proprietà di raggiungibilità e di osservabilità insieme. Okay? Ed è quello che facciamo adesso. Allora, prima di tutto, entriamo un po' nel dettaglio di cosa sia una partizione. Sì, l'abbiamo già usata nelle forme canoniche, però un po' più precisa. Allora, una partizione di un insieme è una collezione di sottoinsiemi che sono non vuoto, la cui unione ridà l'insieme di precedenza e disgiunti. Ok? Quindi, se io ho un insieme, non perdo niente e rimettendo insieme i pezzi ottengo l'insieme iniziale. Questa è un'opportuna, diciamo, partizione. Cosa faccio adesso? Adesso prendo il mio spazio di stato
perché c'è un motivo per cui prendiamo quello. Cosa faccio? Faccio la partizione del mio spazio di stato in quattro componenti, che sono le componenti che godono delle proprietà di raggiungibilità e non osservabilità insieme, raggiungibilità e osservabilità, non raggiungibilità e non osservabilità, non raggiungibilità e osservabilità. Allora, è arbitrario, non c'è nessun motivo per cui io prenda uno, diciamo, prima dell'altro, però mnemonicamente il primo, se ci pensiamo, è quello legato alla definizione. Cioè, io ho definito lo stato raggiungibile e lo stato non osservabile. Parto con questo. Poi faccio quello che mi pare. Io qui ho mantenuto la raggiungibilità e poi ho cambiato questo. Poi vado alle due non raggiungibili, non osservabili, osservabili. Ho le quattro possibili combinazioni. Adesso cambiamo anche un po' lo schema blocchi, nel senso che leviamo da mezzo D e leviamo, diciamo, mettiamo insieme integrazione e blocco dinamico. Quindi un sistema dinamico che sia completamente osservabile e raggiungibile, io lo scrivo con lo schema blocchi così. Guardate, l'unica differenza è qua, nel senso che questo blocco qui io dovrei avere l'integratore e poi portare indietro la matrice dinamica. Perché lo faccio così? Perché adesso voglio fare uno schema a blocchi un po' più elaborato e voglio, diciamo, che sia un po' più leggibile. Quindi lo scrivo in maniera compatta così, e quindi per me un sistema osservabile ma non raggiungibile può essere disegnato in questo modo. Va bene? Non metto proprio la B, ho solamente A e C. Un sistema raggiungibile e non osservabile lo disegno in questo modo, e il sistema non raggiungibile e non osservabile non ha né B né C. Va bene? Allora, adesso, diciamo, quello che voglio fare con voi è in qualche modo capire quali sono le interazioni e come si costruisce questo schema a blocchi. Va bene? Vediamo quali sono le interazioni fra le varie componenti di questa decomposizione sulla base delle proprietà. Quindi vediamo prima di tutto come lo possiamo disegnare insieme in maniera, diciamo, più o meno intuitiva. Allora, ho detto che io per disegnare la componente sia osservabile che raggiungibile disegno tutto, per cui parto da questa e faccio D con 2, questo A con 2, vabbè, A con 2, 2 perché blocco, C con 2, cioè la componente 2. Va bene? Ora questa qua è quella raggiungibile e osservabile. Abbiamo detto che quella raggiungibile e non osservabile la disegno in questo modo. Adesso quello che chiedo a voi è: mi sapete dire, ovviamente ci sono già, diciamo, le frecce disegnate, ma mi sapete motivare l'interazione tra z con 1 e z con 2? Che ragionamento dobbiamo fare? Allora, abbiamo visto, quando abbiamo studiato la forma canonica di raggiungibilità e di osservabilità, che ci sono degli zeri. Quegli zeri nella matrice dinamica fuori la diagonale a blocchi rappresentano le proprietà che non ci possono, le interazioni che non ci possono essere per non alterare, diciamo, la proprietà. Quindi la mia domanda è: z con 1, che è raggiungibile e non osservabile, può influenzare la dinamica di z con 2? Ovviamente vedete che non c'è la freccia. Perché non la può influenzare? Me lo dite voi in maniera qualitativa, intuitiva. Se z con 1 influenzasse la dinamica di z con 2, cioè la sua derivata, cosa verrebbe meno? Quale proprietà verrebbe meno? La linearità. No, la linearità rimane, per fortuna rimane.
rispetto sempre a raggiungibilità osservabilità. Z con 1 è raggiungibile e non osservabile, Z con 2 è raggiungibile e osservabile, ok? Queste sono le loro caratteristiche. Non è osservabile. Chi è il soggetto? Z con 1? Allora il secondo sarebbe osservabile. Sì, Z con 1 è non osservabile, quindi se Z con 1 influenzasse Z con 2, poiché io so che questa coppia è osservabile, vedrei anche Z con 1. Quindi in qualche modo questa interazione non c'è, altrimenti viene meno l'ipotesi che ho fatto questa scomposizione. Quindi posso dire in maniera così qualitativa, Z con 1 non può influenzare Z con 2 per non perdere la sua proprietà di essere non osservabile. Quindi quella freccia non c'è. La freccia che va da Z con 1 in realtà la metto qua dentro in maniera sempre qualitativa, è uno schema a blocchi non troppo formalmente corretto. Questo. Z con 2 può influenzare Z con 1. Allora vediamo un attimo, sono entrambi raggiungibili, per cui l'interazione c'è, la parte è un'interazione che non cambia assolutamente nulla. Z con 2 è osservabile, Z con 1 non è osservabile, non cambia questa, la proprietà di non osservabilità di Z con 1 non cambia. Va bene? Perché l'abbiamo visto, perché quando io faccio la forma canonica di osservabilità, la componente osservabile influenza quella non osservabile, questo non cambia la formalità. Per cui io qua posso mettere una freccia che qualitativamente sta ad indicare questa cosa. Ok, il giochino è questo. Andiamo avanti mettendo A33 e rimane così, non è nulla. Poi A44 che invece è non raggiungibile osservabile, per cui per quello che per la convenzione che abbiamo fatto questo è fatto. Allora ho fatto 1 su 2, a questo punto 1 su 4 non ci può essere per lo stesso motivo, ok? Perché altrimenti uno sarebbe diventerebbe osservabile. Facciamo in ordine. Allora, 1 su 3 ci può essere l'interazione 1 su 3, la freccia non c'è. Perché non ci può essere? Z3 non è raggiungibile. Allora, Z3 non è raggiungibile. Quindi se io avessi un'interazione dinamica tra z con 1 e la derivata di z punto con 3, io tramite l'ingresso 1 potrei raggiungere z con 3, ok? In realtà poi bisogna vedere la raggiungibilità, però va bene, non ci può essere questa interazione, deve essere tutti 0, perfetto. 1 su 4, in realtà non ci può essere, ma per due motivi, sia per la raggiungibilità che per l'osservabilità, perché abbiamo escluso 1 su 2 per l'osservabilità e abbiamo escluso 1 su 3 per la raggiungibilità. Questo qua non ci può essere. Ok, quindi facciamo 2 su 1 l'abbiamo fatto, 2 su 3? La stessa cosa, non posso raggiungere Z delta, quindi 1 potrebbe influenzare la sua dinamica. Quindi 2 su 3 non ci deve essere per la raggiungibilità. Dopodiché invece per la osservabilità va bene, ci sarebbe potuto essere stato per l'osservabilità. 2 su 4 per la raggiungibilità ancora. Perché i due di sotto sono quelli non raggiungibili. Sono la stessa cosa. Ok. Quindi abbiamo 3 su 1.
Vabbè, diciamo che c'è poco da... La freccia c'è poco da dire. Sì, perché non cambia le proprietà né di 3 né di 1. Entrambi sono non osservabili e uno rimane raggiungibile e 3 rimane non raggiungibile. Quindi 3 su 1 c'è. 3 su 2... Ah no, infatti non ci sta. 3 su 2 non ci può stare per l'osservabilità. Poi abbiamo 3 su 4, non ci può stare sempre per l'osservabilità. Ancora l'osservabilità. 4 su 1. 4 su 1 sì. 4 su 1 sì. 4 su 2 no. Perché no? 4 su 2 perché 2 non è osservabile. Ok, e 4 su 3 no. 4 su 3 sì. Ok, queste sono le interazioni. O schema blocco qualitativo più intuitivo, più per cercare di ragionare un po' su questi concetti dal punto di vista della matrice dinamica. La matrice dinamica assume una forma triangolare superiore a blocchi, però oltre a essere 0 nella parte triangolare inferiore devo avere anche 0 questa matrice rettangolare alla casella 2 3. E le matrici B e C devono essere, diciamo, composte dagli elementi nulli in corrispondenza di sottospazi, diciamo, non raggiungibili, non raggiungibili sono quelli lì 3 e 4, e non osservabili sono 1 e 3, ok? Tutto di dimensioni opportune, che sono le dimensioni di sottospazi. Io so solo che la somma mi deve dare n. Però diciamo le proprietà dei singoli sottospazi. Che cosa posso fare adesso? Beh, trovare il modo in cui io porto un qualsiasi sistema dinamico in una forma canonica di canone. Bene? Ricordiamo la matrice di trasformazione, nel caso la forma canonica di raggiungibilità qual era? Ve la ricordate? Base del sottospazio di raggiungibilità, base del sottospazio di raggiungibilità. Forma canonica di osservabilità. Vabbè, noi abbiamo fatto forse ONO, ma non cambia, diciamo, cambia poi di 0. Ora, se io adesso volessi fare la trasformazione, noi le dimostrazioni non le abbiamo fatte, però cosa mi verrebbe in mente se volessi fare la trasformazione, volessi trovare la trasformazione singolare per portare il sistema in una forma canonica di forma canonica di calma in base a entrambe le proprietà? Devo in qualche modo, diciamo, giocare con questi sottospazi, va bene? Però ricordiamoci una cosa: l'insieme degli stati raggiungibili è questo x con n. Questo non è l'insieme degli stati non raggiungibili, okay? L'insieme degli stati non raggiungibili è Rn escluso. L'insieme degli stati non osservabili è xno. L'insieme degli stati osservabili è Rn meno xno. Quindi questo non è l'insieme degli stati osservabili, perché questo è solo il complemento osservabile.
ora lo facciamo, lo rifacciamo in base alle proprietà insieme. Quindi cosa significa? Che se io sto cercando quali sono tutti gli stati che sono contemporaneamente raggiungibili e non osservabili, effettivamente io devo andarmi a fare l'intersezione tra questi due sottospazi, perché quelli sono i vettori che godono di queste due proprietà contemporaneamente. Ma se ho bisogno delle altre tre proprietà, l'intersezione non mi dà un'informazione utile. E ora facciamo un esempietto per rendercene conto, ok? Allora, io so calcolare XR, XNR, XO, XNO, perché me li dà facilmente il MATLAB usando il comando kernel e ORT, è molto semplice, e lui mi dà una base per i sottospazi. Facciamo l'ipotesi che siano tutte diverse dall'elemento nullo, quindi io ho queste quattro matrici, ognuna con un certo numero di colonne diverse fra di loro, che sono la base per il sottospazio corrispondente. Ok. Voglio fare intersezione? Vediamo prima perché è una cattiva idea. Allora, immaginiamo che io qui ho questa situazione. Allora, prima calcolo il sottospazio di raggiungibilità. Siccome sono in R a 3, come sottospazio di raggiungibilità, il MATLAB mi dà due vettori 3x1. Ok? Due vettori 3x1. Quindi lui mi ha dato un piano, perché diciamo, sono una base per il piano. Ok. Poi il sottospazio di non raggiungibilità è il complemento ortogonale. Ora, complemento ortogonale è il nullo di R trasposto, oppure comunque uso altre tecniche di geometria. Una volta che ho questo è facile da ottenere. Poi chiedo al MATLAB il sottospazio di non osservabilità e lui mi dà per esempio una retta. Questa retta quindi mi dà sottospazio di dimensione 1, è arbitraria, la sto disegnando assolutamente arbitraria. E poi chiedo su questo fatto non osservabilità, facciamo lo stesso per gli appunti. E poi quello di osservabilità che è il suo complemento ortogonale, e quindi sarà un piano. E per esempio un piano che ho disegnato così, va bene? E via, una cosa del genere. Ora, se io andassi a fare le intersezioni tra i sottospazi, l'unica intersezione che ha senso è quella che dà un risultato diverso dall'elemento nullo, è quella fra i due piani. Chiaro che io sto perdendo informazione, cioè le intersezioni sono tutte nulle tranne quella fra i due piani, indipendentemente da quale quella che sia, non mi interessa, diciamo. Perché? Perché io devo ricordarmi che questi quattro insieme non sono tutti i vettori con quella proprietà. Questo è vero solamente per raggiungibilità e per non osservabilità. Va bene? Per cui sono costretto a fare dei passaggi leggermente diversi, apparentemente più complessi, ma di fatto dal punto di vista poi pratico sono banalità, e cioè, allora, x con 1 è veramente l'intersezione per i motivi che siamo appena detti, è l'unico per cui io devo fare l'intersezione. Come faccio l'intersezione fra due sottospazi? Vi do io il file MATLAB che lo fa, no? È una funzione MATLAB che vi fa l'intersezione facilmente. Bene, no, devo andarmi a prendere l'algebra lineare, cioè. Dopodiché cerchiamo di fare un attimo il ragionamento e lasciamo, diciamo, i dettagli, non importa, poi li usiamo, ma diciamo non è importante che li dimostriamo adesso. Come prendo x con 2? Allora, guardate un attimo. Raggiungibile, non osservabile, osservabile. Per cui, quando io vado a cercare x con 2, ho appena calcolato x con 1, io che cosa devo fare? Beh,
conosco tutti quanti i vettori raggiungibili perché sono l'immagine di X con R. Alcuni me li sono ritrovati in X con 1, in X con 2 ci sono tutti gli altri, perché poi non ne posso perdere nessuno. Per cui X con 2 deve essere complementare a X con 1 in X con R, ossia in, diciamo, formule, somma diretta fra x con 1 e x con 2 mi deve dare x con r. Ok? Concettualmente è semplice, voglio dire, io ho tutti quanti gli stati raggiungibili, qualcuno sta in x con 1, tutti gli altri devono stare in x con 2, questo è quello che sto dicendo. Lo stesso ragionamento, ma con la proprietà della non osservabilità, la devo fare tra 1 e 3. Io qui ho un certo sottospazio di stati non osservabili. Tutti quelli non osservabili stanno qua, stanno in X, N, O, per cui il 3 deve contenere tutti gli altri. Quindi il concetto è assolutamente lo stesso, e cioè che la somma diretta fra 1 e 3 deve dare tutto quello non osservabile. Il 4, beh, il 4 ancora una volta è, diciamo, tutto il resto deve stare nel 4, va bene? Tutto il resto vuol dire che lui deve essere, x4 deve essere somma diretta a chi? A x con r e xno, perché questo è x con r e xno, tutto il resto deve stare qua dentro, ok? La formuletta ce la ritroviamo dall'algebra, non voglio sapere da voi i dettagli, qua li ho scritti per completezza. Questa qui è chiaro che, diciamo, non ce la ricordiamo, andiamo a guardare sul libro, ma poi la dobbiamo solo implementare. Dal punto di vista dell'implementazione devo chiamare solo un paio di funzioni MATLAB, va bene? Perché devo fare un po' di passaggetti? Perché io so facilmente calcolare ognuna intersezione di sottospazi in MATLAB, conosco le basi per questi quattro, quindi devo fare un po' di passaggi per ricondurre tutto quanto a ognuna intersezione di questi qua. Quindi x con 2 è semplicemente dato dall'intersezione di x con r con l'unione di xnr e x con o. Sembra uno scioglilingua, sembra complicato, noioso, sono due comandi, ok? In MATLAB messi uno insieme all'altro. Per cui non entriamo nel dettaglio, però, diciamo, non è complicato. E lo scopo è quello di essere in grado di fare la decomposizione di Kalman partendo dalla conoscenza di questi quattro sottospazi e di due operazioni, unione e intersezione, e basta. Che fine hanno fatto i miei autovalori? Gli autovalori non sono scomparsi, non sono stati alterati in nessun modo, gli autovalori del mio sistema dinamico sono in uno dei quattro sottospazi. Cosa significa questo? Significa che devo fare attenzione, perché se non sono raggiungibili non posso chiudere una retroazione dello stato, se non sono osservabili non posso vedere quella variabile dello stato, se sono instabili possono succedere cose drammatiche, eccetera eccetera, ok? Ora il mio sistema, il fatto che abbia un, allora, prima di arrivare voglio un attimo riflettere un attimo su qualcosina qua. Allora, cosa significa che il mio sistema ha delle componenti non raggiungibili e non osservabili? Lo ripetiamo un'altra volta. La dinamica è data dalla fisica del problema, quindi le equazioni differenziali o le equazioni di differenze, se vedete qua sono solo matrici, quindi vale uguale, un po' di tempo di scheda, non sono io a sceglierle, no? Forza uguale massa per accelerazione piuttosto che la tensione capi di un condensatore, eccetera eccetera. Cosa scelgo io? Beh, scelgo in qualche modo, diciamo, un elemento del progetto, gli ingressi, eventualmente le uscite. Tutte e due le proprietà, raggiungibilità e osservabilità,
sono legate alla ingressi raggiungibilità, ingresso stato e uscite l'osservabilità, stato matrice delle uscite. Il fatto di avere delle componenti non raggiungibili e non osservabili tendenzialmente a me non fa piacere, e se posso cerco di evitarlo, ma questo, diciamo, deve andare incontro a dei vincoli ingegneristici. Se posso aggiungere sensori e motori, non sono io adesso, posso dire di sì, ma non lo so. In alcuni casi è fisicamente impossibile, e lo vedremo, un caso o un esempio in cui non esiste il sensore che ci servirebbe. Per me è essenzialmente una questione ingegneristica. In alcuni testi trovate scritto che l'esistenza di un sottospazio, per esempio, non osservabile, non controllabile e non raggiungibile, è un errore di modello. Non sono d'accordo, per me non è un errore di modello, per me sono vincoli ingegneristici. Bene, fate tutto perfettamente, se c'è un sottospazio non raggiungibile e non osservabile, non è detto che sia un errore, anzi, non vedo perché debba essere chiamato errore di modello, va bene? Per me è un vincolo ingegneristico. E se possiamo lo eliminiamo, perché ci dà enormi problemi. La stima dello stato, se c'è qualcosa di non osservabile, non ce ne accorgiamo, succedono cose drammatiche. E abbiamo dei numeri casuali, ma non lo sappiamo, e lo vedremo su un caso pratico. Va bene? Per cui devo conoscere quello che c'è all'interno del mio sistema dinamico, e lo devo conoscere anche teoricamente, perché i numeri mi possono ingannare, così come mi possono dare dei risultati strani con la raggiungibilità dell'elicottero, ma possono anche dare il contrario, possono far sembrare osservabile una cosa che non è osservabile. Va bene? Allora, un esempietto numerico, non lo rifacciamo alla lavagna, ma è solamente per lasciare traccia del fatto che ci siano, diciamo, di come si implementa. Poi facciamo anche una piccola esercizio su questo in aula informatica. Ho il mio modello matematico caratterizzato dalle matrici A', B' e C'. Ho una certa matrice di raggiungibilità e una certa matrice di osservabilità. Il rango della matrice di raggiungibilità è 2. Il rango della matrice di osservabilità è 2. Beh, 4 è il numero minimo per farli comparire tutti e 4, è chiaro che sto facendo un caso costruito a tavolino. Le basi in questo caso, diciamo, me le ha date il MATLAB, per cui dovrebbero essere ortonormali. Io ho semplicemente razionalizzato, quindi il radical 2/2. Queste sono le basi per sottospazio di raggiungibilità, di non raggiungibilità, di osservabilità e di non osservabilità. Tutto 2, sempre un esercizio costruito a tavolino. Qua c'è un meno 0 che non so perché ci sia, però diciamo è 0 questo. Se faccio l'intersezione fra x1 e xr e xno per avere x1, quello che ho è un vettore 4x1. Cosa avrei potuto avere? Vediamo un attimo, perché poi io i numeri non sono in grado di dire se questi numeri sono corretti o meno, va bene? Perché un'intersezione, se la facessi carta e penna, potrei passare anche 2-3 ore, anche con numeri piccoli. Tra l'altro adesso non so neanche se, diciamo, non ricordo neanche come si fa, lo facciamo fare al MATLAB, però io devo essere in grado di capire se l'uscita è coerente o meno con quello che io conosco. Allora, cosa avrei potuto avere? Avrei potuto avere in uscita da un'operazione di intersezione, avrei potuto avere un insieme nullo, e allora vuol dire che non c'era intersezione. Il MATLAB cosa mi dava? Probabilmente mi dava un elemento vuoto, apre quadra, chiude quadra, questo poteva essere un modo, però quello dipende poi dal linguaggio. Ok, poi avrei potuto avere una colonna, intersezione 1, poi io in realtà, se vedo, diciamo, la dimensione di XR e XNR sono 2 e 2, quindi avrei anche potuto avere un piano, un'intersezione fra due piani, magari non vuol dire che sono lo stesso, non me ne sono accorto, mi dà un piano. Quindi mi avrebbe dato in uscita una matrice 4x2, il MATLAB, ok? 4 gli elementi del RN,
In questo caso me ne ha dato uno, mi avrebbe dovuto dare due. Magari mi sarei fermato un attimo, perché vuol dire che i due erano uguali, perché io qua ho x con r e xno che sono di dimensione 2 entrambi, no? Mi sarei fermato un attimo a verificare, però era possibile. È chiaro che se mi avesse dato tre colonne mi sarei fermato subito, perché è incompatibile con quella che è la mia conoscenza dell'algebra. Per cui lo strumento matematico va bene, ma siamo sempre noi che dobbiamo intercettare almeno gli errori macroscopici. Quelli numerici non siamo in grado, bene? Fino a un certo punto non siamo in grado, perché possiamo anche scrivere codice per verificare quello che ha fatto, ed è quello che faremo per esempio in robotica, in cui il debug è un po' oneroso. Ok, in questo caso costruito a tavolino, x con 2 e viene pure di una colonna, x con 3, x con 4, tutto di una colonna, quindi i sottospazi hanno tutto dimensione 1, quindi la matrice di trasformazione di similitudine è questa, deve avere rango pieno per costruzione, non lo abbiamo dimostrato. Se non fosse così dovrei tornare a vedere un po' se non ho sbagliato a mettere per esempio qualche typo o qualcosa del genere, e il sistema simile ha tutti gli zeri dove li deve avere. Guardate, è un caso costruito a tavolino con n uguale a 4, ognuno a dimensione 1, quindi tutti quanti i blocchi sono scalari, giusto per leggibilità, altrimenti ci viene una matrice enorme ed è poco gestibile. Questo è l'elemento 0 che dobbiamo verificare essere 0, tutti questi qui devono essere 0, questi no, possono essere anche diversi da 0. Poi B3, B4, 0, C1 e C3, 0. Bene. Ok. Allora, giusto per concludere, per vedere un po' come i numeretti possono trarci in inganno se non li gestiamo bene, io prendo una matrice, questa in forma canonica di raggiungibilità, e la sua matrice di raggiungibilità è 3x6, perché ho due ingressi, ok? Guardate il mat, è già in forma canonica, è già in forma canonica di raggiungibilità, per cui io qua lo leggo che, no, guardate, 0, 0 e 0, 0, 0 qua, quindi diciamo il terzo elemento è non raggiungibile, ma per costruzione l'ho fatto io non raggiungibile. Che faccio? Prendo una forma canonica di raggiungibilità, lo trasformo con una matrice random, quindi random, se io uso il comando rand 3,3 lui usa una pdf, che cos'è questa? Una pdf uniforme fra 0 e 1, va bene? E poi faccio un troncamento. Quindi che cosa faccio? Chiedo al MATLAB, ma guarda R con 2 com'è? È sempre rango 2, non c'è problema. Ok, adesso faccio un troncamento sulla matrice di raggiungibilità e richiedo al MATLAB, diciamo, il suo rango, e il MATLAB mi dà rango 3. Faccio un troncamento, in quel caso ho fatto la quarta cifra decimale. Che cosa è successo? È successo che questa operazione di troncamento ha alterato lo 0, e siccome la matrice, le matrici che io mi trovo hanno sempre questa faccia, non ci sono tutti gli zeri e gli uni che sono quelli degli esercizietti, no, hanno sempre una faccia un po' così. Se ci sono zeri va bene, mi fa piacere, però vuol dire proprio che manca quella interazione all'interno delle equazioni, e quindi quello 0 rimane 0, non è il risultato di un'identificazione. Se c'è 1 perché è un sensore, quello rimane 1, mi fa piacere, non è il risultato di un'identificazione, ma tutti i parametri dinamici invece sono identificati. Ci sono sensori, c'è il rumore, ci sono i troncamenti. In questo caso ho fatto un'operazione stupida e ho avuto un rango che vale 3, che è chiaramente incoerente col fatto che io l'ho costruito non raggiungibile questo sistema. Va bene? Di fatto questa R3 troncata è come se fosse un nuovo sistema simile, tra virgolette, perché c'è
Questa è un'operazione non lineare, è solo un errore numerico che faccio io, ma non è un sistema simile, perché il troncamento non è lineare. Allora, non vi voglio spaventare, ma uno strumento matematico che ci aiuta molto a capire l'aspetto numerico delle matrici e che può o meno entrare in gioco soprattutto in robotica, è la cosiddetta decomposizione in valore singolare, che un collega ha definito essere la TAC di una matrice. Quando voi fate la decomposizione in valori singolari, e sempre ve la fa il MAT, non è che la fate voi, ogni matrice viene divisa in, come prodotto di tre matrici, una base del dominio, una base del codominio e quelli che si chiamano valori singolari. I valori singolari contengono informazioni sull'aspetto numerico della matrice e sono importanti in teoria dei sistemi e saranno importanti anche in robotica. I valori singolari di matrici che hanno problemi numerici sono molto differenti fra di loro. Se vado a vedere i valori singolari, la matrice sono dei numeretti messi così, in ordine decrescente. Su questo ci sta la convenzione che fa parte proprio della definizione. Ok? E questo purtroppo si riproporrà in robotica. Per esempio, nel caso precedente, se io guardo i valori singolari, ho troncato a 10 a meno 4 e qui il valore singolare più piccolo è 10 a meno 5, per cui per il MATLAB è diverso da 0, ma in realtà avendo troncato io a 10 a meno 4 questo è 0. Ok? Quindi se tronco a due cifre decimali il valore singolare è 10 a meno 3. Quindi in realtà, diciamo, gli aspetti numerici capitano, possono dare fastidio, abbiamo visto con l'elicottero, ed è il motivo per cui noi dobbiamo conoscere l'aspetto teorico, perché l'aspetto numerico da solo può darci problemi. Ad esempio, se calcolo la funzione di trasferimento ingresso-uscita, a seconda di una stessa identica sistema e spazio di stato, un programma dava un'uscita e un programma un altro. Lo vedremo quando andremo nei domini trasformati, ma diciamo ci possono essere problemi a prescindere dalla potenza di calcolo che sto utilizzando. Ok, quindi diciamo mi fermo qua. Noi adesso abbiamo concluso con questa